Stamattina a Casa Vatore, davanti all'Ulivo in memoria di Dario Scherillo, abbiamo Salvatore Silvestri, il presidente del Consiglio Comunale di Casa Vatore, e Pasquale Scherillo, fratello di Dario. Abbiamo voluto ricordare con l'Ulivo, diciamo, le vittime della criminalità organizzata e Dario Scherillo. Anche il Consiglio Comunale è intestato alle vittime della criminalità organizzata e a Dario Scherillo. Noi già qualche anno fa abbiamo istituito un premio che si chiama Premio Scherillo e ricordiamo tutti gli anni Dario e soprattutto il senso, diciamo, di questa istituzione, di questo premio è quello di poter continuare a parlare di criminalità organizzata. Al fine di poterla sconfiggere, perché così magari un giorno potremo anche non parlarne più, ma soprattutto non potremo ricordare con Ulivi vittime, ma magari mettere Ulivi perché abbiamo vinto e sconfitto la camorra. Diciamo, questo è il nostro auspicio. È chiaro che è necessario il coinvolgimento di tutte le istituzioni ai vari livelli, ma in ogni caso la nostra parte qui a livello locale, come Comune di Casa Vatore, cerchiamo di farla, ma soprattutto continueremo a farla anche in virtù di quello che può essere, diciamo, un qualche cosa che va ben oltre la competenza dell'ente locale. Noi vi ringraziamo a nome anche della famiglia Scherillo, perché sicuramente già mettere un ulivo e una targa è un modo per dire: noi non vogliamo la camorra a Casa Vatore. No, noi facciamo soltanto il nostro dovere, diciamo, i ringraziamenti non li attendiamo, i ringraziamenti, facciamo solo il nostro dovere. Ma soprattutto stiamo vicino alla famiglia, siamo vicini a tutti i familiari e c'è una collaborazione continua, importante con la regione, con Polis, si è creata una rete con i comuni che evidentemente vuole non dimenticare mai, diciamo, quello che è successo sui nostri territori. E voglio dire, insomma, credo che tutto questo rientri in un sacrosanto dovere di chi amministra un comune. Grazie. Grazie a lei, buon lavoro. Stamattina siamo venuti qua, tu ci hai portato, noi stavamo facendo questa puntata, chiamiamola così, in ricordo di Dario. Questo è l'ulivo, l'abbiamo ripreso prima, la targa. Quanto è stato importante per te che fosse fatta questa cosa? Moltissimo, moltissimo, perché è un segnale per noi fortissimo e, alla criminalità di questa zona. Un segnale che noi e il Comune di Casa Vatore ha voluto dare alla parte negativa di questo paese, che è Casa Vatore. Sono convinto che Casa Vatore praticamente ci sono tantissime persone, anzi la maggior parte delle persone sono tutte brave persone. E quindi è dedicato anche a loro, a tutti i cittadini di questo paese che hanno voglia di lottare e combattere insieme a noi. Quindi coloro i quali vivono nella legalità. Nella legalità.